Il Toro conclude il ritiro di Bormio con una vittoria per 2-0 nell'amichevole contro la Virtus Entella, formazione di Lega Pro. Un match in cui i Granata hanno dimostrato che i nuovi schemi di Mister Ventura cominciano ad essere assimilati dopo 2 settimane di lavoro. Oltre agli squalificati Barreto e Gazzi, Ventura deve rinunciare anche a Cerci, Brighi, Meggiorini, Chiosa, Bove e Masiello e schiera dall'inizio Padelli in porta, Glick, Rodriguez e Moretti in difesa, Darmiano e D'Ambrosio esterni, Bascia, Farnerude e Del Cadure a centrocampo, Immobile e Diop di punta. L'inizio è scoppiettante, al sesto Immobile calcia dal limite ma il portiere dell'Entella respinge e la difesa allontana. Sul proseguimento dell'azione Farnerud serve ancora Immobile che imbecca in verticale Diop, la cui conclusione centra il palo. Sul tapin il più lesto è Bascia e questa volta nessuno riesce ad opporsi al suo tiro. Toro in vantaggio. Succede più poco fino al raddoppio che arriva al 25esimo. Bascia questa volta si trasforma in assist man per Immobile che controlla di sinistro e batte l'estremo ligure di destro. 2-0. 2 minuti dopo Farnerud si avventa su un rinvio sbagliato della difesa dell'Entella e calcia dai 25 metri, fuori di poco. Passano altri 60 secondi e lo scatenato Bascia mette al centro un pallone invitante, ma il portiere ligure sporca la traiettoria del passaggio e Immobile non ci arriva. Alla mezz'ora contropiede Granata, Immobile per El Kadouri, passaggio un metro troppo lungo. Sul finire del tempo, su corner di Farnerud, Glick di testa mette a lato. Nella ripresa entrano subito Gomis per Padelli, Bellomo per Farnerud, Vives per El Kadouri e Maximovic per Rodriguez e nel corso del match i giovani Barreca, Parigini e Aramu sostituiscono rispettivamente Glick, Immobile e Diop, ma succede più poco. Al sesto invenzione di Bellomo per Darmian, il cui tiro trova ancora la pronta posizione del portiere dell'Entella. Poi al nono, sugli sviluppi di calcio piazzato, Vives calcia alto. La Virtus Entella si chiude a riccio in difesa e per i Granata diventa difficile trovare spazi. Così non accade praticamente più nulla fino al triplice fischio. Domani ultimo allenamento mattutino, poi il ritorno a Torino dove la squadra godrà di 2 giorni di riposo prima di ritrovarsi mercoledì per la seconda parte del ritiro a Mondovì.